un po' di caldo, saranno 30 gradi, che ore sono? È mezzogiorno e mezzo, ho finito i miei 10 km di corsa, mattinata semi produttiva, dopo 8 ore di sonno finalmente, pulizia in ostello con calma, preparazione della tortina e della crema per la cena, perché stasera sarò troppo stanco, visto che adesso vado a sfasciarmi di bici a 33 gradi sotto il sole. Questo non è il Ponte della Libertà e quella non è Venezia. È Redcliffe, sono a 35 km dalla Brisbane, sulla mia ciclabile preferita. Infatti ho fatto 35 km quasi completamente su pista ciclabile, paradiso. A parte il vento contrario, ma adesso devo tornare indietro e quindi vento a favore, molto bene. Mio amico Andrea mi ha chiesto di fare un video sulle automobili qui in Australia. Uno degli argomenti che non mi interessa proprio per nulla. Ste scatole di latta con quattro ruote per andare da punto A a B proprio non mi interessano. Sono in un parcheggio di un centro commerciale e fortunatamente ci sono due esemplari di macchine da truzzo. Questa e lo Ute. Quello blu. Lo Ute è quello blu che si trova lì. È praticamente una macchina bassa col cassone, spesso elaborata, che fa un sacco di rumore. Per il resto della mia ignoranza di automobili, quello che osservo è che la maggior parte delle automobili sono asiatiche, quindi Hyundai, Honda, Nissan. Poi per i ricconi ci sono le Audi e le BMW. Qualche Fiat 500 ho visto. E rispetto all'Italia ci sono molti più furgoni col cassone. Essendo stato negli Stati Uniti e anche in Giappone, dove ci sono i due estremi, ossia in Giappone è tutto piccolo perché c'è poco spazio e le macchine sono piccoline, invece in America è tutto grande, ci sono SUV giganteschi e camion giganteschi. Qui in Australia diciamo che siamo in una via di mezzo, ci sono parecchi SUV, macchine piccoline non tante e tante utilitarie, berline. Tipica berlina australiana. Tipico SUV, Volkswagen Polo. Tipico furgone col cassone. Sono meno un quarto alle 6, tardissimo, vado a casa, altri 15 km di pedalata, montaggio video, cena, guardo un po' di YouTube e vado a letto e domani si ricomincia. Se vediamo domani, ciao Fioi! Questo è lo Ute.